Forse non avevo mai provato una sensazione del genere. Mi riempie davvero di gioia e di orgoglio il fatto di essere apprezzato e amato dai tifosi italiani, soprattutto al Giro d'Italia, e spero anche nel futuro di continuare così e dedicargli ancora qualche altra soddisfazione. Sì, anche questo per l'Abruzzo, diciamo, la mia caratteristica rispecchia un po' la mia regione, sempre un po' forte e gentile, come diciamo noi, però All'attaccone. a taccone. Hai metabolizzato la grande impresa che hai fatto? Ma oggi davvero ho metabolizzato solo oggi quello che sono riuscito a fare. Sono veramente contento per me e per tutta la squadra. Com'è stato vedere Ackermann arrivare a qualche centimetro da te? Ma 2 metri dopo l'arrivo ho capito subito di aver vinto per un nulla. La fuga 170 km, ripresa ai 100 metri, ma non per te. Fortunatamente sono stato ripreso 2 metri dopo, dai, è andata bene, sono veramente contento. Cosa ti ha detto Valentino Sciotti? Valentino, come tutta la squadra, erano al settimo cielo, erano contentissimi a dir poco. Erano tutti super emozionati e davvero vedere queste persone così contente è incredibile. L'arrivo all'Arena di Verona? È ancora più bello, è una cosa eccezionale.